Però l'anno scorso mi è venuta questa idea. Passeggiavo, era la prima volta che sono rimasto a San Fede per 5 settimane, perché spesso che accade? Quando veniamo qua, veniamo per 1, 2, 3 settimane e scappiamo via. L'anno scorso mi sono preso questo tempo per riflettere, per pensare, per vedere esattamente cosa mancava in questo paese. E devo dirlo con tutto il cuore, quello che mancava era un riconoscimento ai vostri familiari, agli emigranti. Mancava un segno tangibile. Noi lavoriamo tanto all'estero per promuovere il nostro paese. Lo facciamo ogni giorno, con attività culturali, impegnandoci totalmente anche a livello politico, in tutti i campi possibili. E ne siamo fieri di farlo. Siamo cittadini che viviamo nel paese, siamo cittadini di quel paese, ma veramente ci sentiamo cittadini italiani sempre. E quindi quando passeggiavo lungo questo trail mi è venuta l'idea, ma manca qualcosa. E che cosa ho fatto? Ho invitato alcuni di voi, infatti tanti di voi, una 50ina, al bar in piazza. Ho detto, vedi che c'è pizza e bevande, venite ad ascoltare per 10 minuti, ho qualcosa da suggerirvi. E ho presentato un piccolo video, il monumento che avevamo fatto in Australia. Ho messo il video e ho detto, guardatelo. E ho visto nelle vostre facce, quelli che erano presenti, ma che bello! Alla fine dissi semplicemente questo. Cosa ne pensate se facciamo la stessa cosa a San Fede? Ma veramente? Sì, ho detto, perché? E poi mi aspettavo la domanda ovvia. E i soldi? Ho detto, non vi preoccupate dei soldi. I soldi si trovano. Vi piace l'idea? E tutti quanti hanno detto, sì. E allora io dissi semplicemente questo. Il 31 luglio, il prossimo anno, faremo un monumento dedicato ai lucani nel mondo a San Fede, il giorno di San Giustino, perché anche lui è un emigrante. Quindi siamo qua proprio per questa ragione, signore e signori. Io ho detto in un anno, il sindaco si è alzato e ha detto no, 3 anni, 1 anno è troppo poco. Ho detto o si fa in un anno o non si fa mai più. E quindi mi sono preso questa sfida, è veramente una sfida. Comunque oggi, signori e signori, ecco qua il vostro monumento, la famiglia, la famiglia. Tutte queste opere qua non si fanno con le chiacchiere. È facile dirlo, quelle persone nel bar che mi hanno chiesto e i soldi, beh, è vero, ci vogliono i soldi. Però la sfida che mi sono presa è stata questa. Ho invitato tutti i lucani nel mondo, tutti indistintamente, perché questo monumento non è soltanto per i sanferesi, è per tutti quanti, per tutti noi emigranti. Voi già sapete che io ho lasciato all'età di 15 anni, oggi sono 54 anni che sono via. Il mio paese è ancora forse più vicino a me che a voi forse, perché quando sono qua sento un pochino di critiche per il nostro paese. Abbiamo un gioiello, signori. Abbiamo un gioiello, non lo criticate, ci sono delle cose che bisogna fare, ma non lo criticate, è il vostro paese, è il nostro paese, perché diventa difficile all'estero promuoverlo, è difficile dire io vengo da un paese di San Fede, quando ce ne siamo tanti in giro, quando poi ritorno qua noi lo disprezziamo totalmente. Quindi cerchiamo di riflettere, questo segno tangibile proprio per darvi una mano a riflettere seriamente. Quindi, come dicevo prima, c'è un costo, sono riusciti in qualche modo a convincere alcune persone a dare una mano, li vedrete i nomi che sono scritti in quella targa, mancano ancora dei soldi, lo devo dire, mi dispiace ma ci sono ancora un 50.000 euro che mancano e mi auguro, se volete potete andare su Facebook, ci sono tutte le informazioni, chi vuol donare, perché se vedete là manca una targa, avete visto? Ci doveva essere una quarta targa per altre persone, per aziende, per famiglie, per la regione, da altri punti che volevano donare qualcosa per questo monumento. Io mi auguro che lo fate e quindi mandate direttamente all'Associazione Lucana di Sydney, noi accettiamo conferma perché devo pagare pure le persone. Quindi vi ringrazio. Però, i ringraziamenti li devo dare veramente ad alcune persone, perché senza di loro, devo dirlo, e non è una critica, però se non avevo queste persone con me,
Io sono arrivato a San Fele il 23 maggio, signori, 23 maggio. Non ho incominciato i lavori fino alla metà di giugno. Oggi è 31 luglio, quindi fatevi calcoli. Fatevi calcoli di quante settimane. Da zero abbiamo incominciato. E quindi chiamerò queste persone perché se lo meritano e quando saranno sul palcoscenico voglio che tutti quanti voi riconoscete queste persone per il sacrificio e il regalo che hanno dato a questo paese con il loro duro lavoro. E li chiamo uno per uno. Ecco qua. Prima voglio ringraziare Antonio Masini e Minerva per il vostro contributo. Antonio Tauriello, anche Michele Radice. Qui c'è Giuseppe Rosario Di Leo, Domenico Ferrara, Mangucci, Antonio Troiano e il figlio d'arte, Donato e Roberto Mogo, Gerardo Masi, Natalino Ricigliano, Giuseppe Patrizio Masi, Francesco Carrisi, Gesualdo Limone, Antonio Russo e Domenico Pillotta, Rache Vincenzo Barone, Giovanni Tomasulo, c'è Antonio Carlucci. E poi c'è un'altra persona che voglio chiamare, ed è importante, che sta là, fotografando, Alberto Nigro e Veronica Ferrara. Alberto, se puoi venire anche tu sul palcoscenico.